direttivo si compone di un numero variabile di 3 a 7 membri. Esso elegge nel suo seno un presidente, un vicepresidente e un segretario. Benissimo. Perché vi cito queste? Perché questo consiglio direttivo ha comunque dato dall'alto 5 nomi, poi votati da tutti quanti, più uno, nel caso di adesso Crimi, che sono dei nomi che faranno appunto un comitato di d'appello che riguarderà l'espulsione, quindi chi viene espulso per motivi vari, non sto qua a contestare, verrà revisionato questo comitato d'appello. Ora mi chiedo, in qualsiasi partito, movimento che sia, se abbiamo un consiglio direttivo, e vabbè ci sto, è normale che si sappiano i nomi di questo consiglio direttivo, chi è presidente, chi è vicepresidente, quando si riuniscono, se c'è un fondo, se c'è qualcosa, se esiste questo fondo, questo consiglio. Il consiglio esiste perché se nomina delle persone è attivo questo consiglio, non credo che sia attivo, se no non potrebbe neanche nominare la persona. Ora qui mi si può dire, vabbè, ma è Grillo e Casaleggio. Il Casaleggio sono dei nomi che diciamo noi, ma io non vedo che ci sia un documento dove si dice il consiglio direttivo del Movimento 5 Stelle ha il suo nome, il presidente Giuseppe Grillo, detto Beppe, Gianroberto Casaleggio, io non lo trovo da nessuna parte. Ora mi chiedo se qualcuno in questa sede ha delle risposte, sarebbe giusto magari che si informasse un po' tutti. Se non ci sono delle risposte, insomma, il quesito rimane un po' aperto, non so chi possa dare questi nomi, se effettivamente esistono. Poi se il movimento nasce con il nome della trasparenza, della partecipazione e dell'informazione, come mai noi che siamo il nome della partecipazione, della trasparenza e dell'informazione non comunichiamo questo consiglio direttivo in sede, visto che comunque credo che sia anche un obbligo di legge, visto che è un'associazione costituita, una volta che c'è un direttivo deve essere anche trasparente, credo che sia questo, però non voglio citare, non sono legale, credo che sia obbligo di legge fare presenti i nomi. E quindi diciamo questo è un mio quesito. Secondo quesito mi riallaccio appunto a quello che diceva pure già Bartolomeo. Se noi abbiamo dei meetup che come da regolamento non possiamo usare il luogo, perché usare ancora questi meetup? A cosa servono? Costano 110 euro circa l'anno. Li possiamo dare in beneficenza, voglio dire, non è un obbligo. Se il meetup non può più mettere il simbolo come è scritto, è giusto che uno si adegui. Quindi è giusto che i meetup tolgono il simbolo, non può più presentare una richiesta, una informazione. A questo punto dobbiamo chiarire questi passaggi, perché se si fa un regolamento va rispettato. Io credo che almeno per deformazione personale, se c'è un regolamento lo rispetto alla lettera fino all'ultimo punto. Se invece poi è un regolamento che dice sì, va bene, potete usare il simbolo, però l'importante è che non andate oltre cosa? Tutto ha le sue misure, tutto ha le sue regole, e se ci sono delle regole vanno rispettate. Se il meetup di Catania, di Trecastagna, di San Giovanni non può usare il logo, non lo usi, è giusto che sia così. Il logo di appartenenza di Beppe Grillo è giusto che lo tenga lui. Però mi chiedo a questo punto, tenere una piattaforma da 110 euro all'anno, a cosa serve? Non so, cos'è un mantenere che cosa? Quindi questa sede io chiedo, prima cosa, se qualcuno mi sa dare una risposta, attivista o portavoce, riguardo questo consiglio direttivo. Se c'è un documento scritto in rete o in qualsiasi posto dove si può leggere da chi è formato, dal presidente, dal vicepresidente e tutti i membri, e quindi capire giustamente chi ha nominato questo comitato d'appello, i nomi delle persone nominate al comitato d'appello. Chi sono delle cose, potrei elencare una serie di cose, di quesiti da chiedere in questo regolamento, che non contesto, attenzione, per me il regolamento va benissimo, ci può stare, però se siamo la trasparenza, io voglio sapere il nome e anche delle cose territoriali e tutto, c'è una serie di cose, cioè potrei andare a elencare in questo regolamento tanti quesiti, non contestazioni, ma quesiti. E poi tengo a dire una precisazione, perché il momento è poi chiudo. Cioè, negli ultimi tempi chi pone delle domande viene considerato un sovversivo, non lo so a questo punto mai che cosa. Non è così, chi si pone delle domande deve avere delle risposte, sono domande legittime e penso che sia, nessuno va qua contro Grillo, perché penso che il 99,9% la stima di Beppe Grillo crede nel movimento, crede ai suoi principi e nessuno vuole andare a distruggere, ma crede anzi a migliorare. Quindi se uno si pone dei problemi, visto che dei dubbi,
non è essere bello diventato come il sovversivo del movimento o chissà che cosa. Forse dei dubbi è un simbolo di intelligenza, io credo. Chi non si pone dei dubbi può darsi che si vuole aggregare un gregge, ma non è così. Noi siamo nel movimento, ci poniamo dei dubbi, dei quesiti, e se ci sono le risposte sarebbe pure simpatico. Grazie. Grazie anche a Claudio Geri, quelli che hanno già parlato. Mario Pastura è iscritto a parlare. Grazie. Buonasera e auguri a tutti. Sono venuto qua per fare un breve intervento, solo una piccola proposta pratica. Io faccio parte del meetup di Piazza Guardia, il meetup di Bianco Sertano. Dunque, noi, la nostra assemblea ha deciso che fermo restando i gruppi social e i lavori autonomi dei ritardi, vi propone di superare la mancanza di informazione e il coinvolgimento di cittadini, attivisti e portavoce nel territorio, propone un incontro fisso, diciamo ogni 15 giorni, assieme ai portavoce, ai cittadini, la provincia, i metab da provincia, tutto assieme a fare qualcosa come un incubatore di idee, di proposte per lavorare esclusivamente sul territorio. Diciamo che oltre al lavoro enorme che fanno i nostri portavoce, oltre a quelli regionali e nazionali, di dedicare almeno un giorno, ogni 15 giorni, per cercare di farci sentire nel territorio, non lo so, con note stampa, con comunicati stampa, con comunicati stampa, finché si decide subito come portare avanti tutte le problematiche che nascono. Per esempio Catania, in questo periodo c'è il problema parcheggi, c'è stato il problema Capodanno e noi siamo stati assenti come voce del movimento, siamo stati assenti, non abbiamo risposto neanche con un comunicato stampa o qualcosa del genere. Sarebbe utile lavorare tutti assieme, perché noi diciamo portiamo da un bel po' l'iniziativa di lavorare in maniera intermetata, in modo che sia tutto condiviso. È inutile che ci sono i piccoli orticelli, le piccole cose, i propri interessi, voglio dire, siamo un movimento e dobbiamo lavorare con una voce unica. Sarebbe opportuno che i portavoce, cioè diciamo come un meetup pubblico allargato, dove anche i cittadini sappiano che in quel determinato giorno ci sia un incontro con tutto il movimento per vedere chi è il movimento a Catania, in provincia, per farci conoscere e portare avanti anche quello che chiedono le persone, cioè un'occasione di lavoro diversa, magari un esperimento che potrebbe essere qualcosa di più. Tutto qua. Grazie Mario Pastura. Io volevo proporre che eventuali proposte, vuol dire, o risposte anzi ai quesiti posti, è una proposta ovviamente la mia, che vengano, per chi li sa, per chi può rispondere, che vengano detti prima degli interventi o dopo gli interventi, magari possiamo stabilirlo così, prima degli interventi non precostituiti, diciamo. Quindi se c'è qualcuno che può rispondere per quanto riguarda il regolamento, non so se è portavoce o va bene, se siete d'accordo, se no procediamo anche come per le proposte, cioè queste di Mario Pastura, che vengono messe in mente verbale, che vi ricordo che viene redatto da Massimo Violetta, che tra l'altro è il prossimo ad essere iscritto a parlare. Se Massimo, se vuoi, oppure toccherebbe a te, sì, toccherebbe a te. Grazie. Buonasera a tutti e tanti auguri. Abbiamo fatto questa assemblea in questo giorno proprio perché speravamo nella presenza dei nostri portavoce all'interno appunto di questa assemblea. Non si è stato. Mi fa piacere. Okay. Allora, di che cosa volevo parlare? Gruppo Facebook.
E cerco di essere brevissimo per lasciare tempo agli altri. Allora, il gruppo Facebook di Intermitat, sappiamo che abbiamo enormi problemi, anzi, ex provincia, abbiamo enormi problemi. Si pensava, se siete d'accordo, gradirei che ci fosse un'alzata di mano, qualche cosa magari dopo che finiscono gli interventi fissi, per vedere se siamo d'accordo a utilizzare quello che abbiamo e aggiustarlo secondo delle regole, dei criteri, come per esempio è stato con quello di Catania, Claudio Geli e gli altri si sono riuniti, lo hanno sistemato, hanno tolto delle persone che non erano, non erano più attivisti, diciamo, all'interno di vita, se lo sono sistemati. Noi abbiamo attualmente una mailing list di Google che ha delle regole dove si sono iscritti delle persone che sono i gestori che poi hanno iscritto, gestori che sono praticamente le persone nominate all'interno dei Meetup, che poi hanno iscritto i rispettivi membri dei Meetup. Queste persone si aggiustano, si sistemano gli iscritti dei loro Meetup all'interno di questa mailing list, che ormai è diventata una mailing list di lavoro che è partita, insomma, abbastanza bene, sta continuando a lavorare. Io non so se sarebbe il caso, chiaramente se ci sono delle proposte diverse, di utilizzare la stessa metrica che abbiamo utilizzato per la mailing list di Google e ribaltarla in un gruppo Facebook nuovo totalmente, che riunisca gli stessi meetup che ci sono all'interno della mailing list, o se no utilizzare quello che già abbiamo o lasciare quello che abbiamo a quelli che sono iscritti, tanto per non toccarlo, e farne uno direttamente nuovo. E vorrei che mi si desse una risposta. E questo chiaramente per poter lavorare meglio. Assemblee pubbliche, io non mi stanco mai di dire che dovremmo uscire fuori e moderarci verso l'esterno ed essere più presenti verso la popolazione, anche quando facciamo queste assemblee pubbliche, secondo me è di fondamentale importanza. Per quanto riguarda l'attivista, la responsabilità degli attivisti, se inizialmente all'interno della mailing list di Google se ci si pose il problema di chi è che doveva iscrivere tutti gli altri, e quindi ci fu la necessità di dover fare non dei garanti, ma diciamo delle persone che un'assemblea sceglieva per andare a iscrivere tutti gli altri, all'inizio poteva avere un senso. Secondo me adesso questo senso non c'è, anche perché i gestori che sono all'interno di questa mailing list possono tranquillamente cancellare tutti gli altri. Quindi se qualcuno ha questa paura, cioè che ci sia qualcuno che possa cancellare gli altri, questo già esiste sin da adesso. Quindi secondo me questa figura dei proprietari all'interno del Google Group, per quanto mi riguarda, il 26 di gennaio è stato addirittura un anno che siamo stati nominati, mentre dovevamo stare in carica 6 mesi, io parlo chiaramente per me. Secondo me è una figura che è anche superata, cioè non ha più senso di esistere. Secondo me si dovrebbe ribaltare verso quelli che sono attualmente i gestori la proprietà e dare direttamente questo gruppo che è nato per i Meetup direttamente ai Meetup per cui esso stesso è nato. Chi è che chiede la figura di un garante all'interno sia del gruppo nuovo di Facebook o di quello che si trova a sistemare o sia all'interno del Google Group? Secondo me commette, dico per un mio spassionato parere, commette un errore, cioè noi continuiamo ancora a fare lo stesso errore che abbiamo fatto per 70 anni andando a delegare altri per portare a spasso quelli che sono i nostri valori. Secondo me i valori dobbiamo avere noi addosso, caricarceli sulle spalle tutti quanti assieme e mettergli le gambe di sotto e farli camminare, perché se ancora noi pensiamo di dover delegare delle altre persone per quelli che sono dei valori di giustizia, qualunque tipo di valore che stiamo cercando di portare avanti e cerchiamo di delegarlo a qualcun altro, stiamo commettendo lo stesso identico errore. Insomma, secondo me ci dobbiamo un attimino, tanto ormai siamo diventati una famiglia, ci dobbiamo un attimino fidare di più l'uno dell'altro. Un'ultima cosa e non vi rubo più tempo. A Mister Bianco ci sono stati dei problemi e diversi attivisti, se non sbaglio gli organizer, sono stati cancellati proprio totalmente dal blog. Io mi volevo fare, ci sono qui pure i nostri portavoce, ho parlato pure con Giancarlo Cancelleri oggi pomeriggio, mi volevo fare portavoce di una iniziativa. So che già si sono sentiti i ragazzi di Mister Bianco che sono stati cancellati con
Giancarlo, e probabilmente questa cosa si dovrebbe sistemare almeno per alcuni di loro che non c'entrano assolutamente in quella che è la problematica maggiore per cui sono stati buttati fuori dal blog, e quindi questa cosa si dovrebbe sistemare. Se non si dovesse sistemare, visto e considerato che sono stati buttati fuori in un momento in cui non esisteva un regolamento, e oggi il regolamento esiste e c'è, all'articolo 4, questo regolamento, già mi hanno preceduto, ci sono dei garanti, degli arbitri che vanno a studiare, secondo un ricorso che presentano coloro che vengono momentaneamente sospesi, e vanno a presentare un ricorso che poi questi arbitri vanno a studiare e vanno a sottoporre a Beppe Grillo, allo staff, scusate. E poi lo staff decide se prenderli, cioè se rimetterli di nuovo all'interno, cioè se accettare quello che gli dicono questi garanti oppure no. Nel caso in cui questa cosa non dovesse avvenire, io mi vorrei far latore, perché ci sono alcune persone a Mister Bianco con cui ho lavorato e sono persone più che per bene, di eventualmente creare una petizione tra di noi, cioè firmarla noi attivisti, per chiedere se possono usufruire, sempre se in tempi brevi non vengono riammessi all'interno del blog, se possono riusufruire dell'articolo 4 del nuovo regolamento. Io ho finito, vi auguro buona serata a tutti e buon proseguimento. È iscritto a parlare Mario Pastura, l'avevo segnato prima e dopo, va bene? È scritto a parlare Isabella Figlio, del meetup di San Giovanni la Punta. Mi è rimasto poco da dire, perché ormai l'argomento che volevo affrontare è stato già sviscerato un pochettino da Bartolo, che riguardava l'uso del simbolo, e mi riferisco al fatto che alcuni comuni etnei a maggio andranno alle amministrative, per cui hanno la necessità di fare una campagna elettorale. È un problema, perché è chiaro che non si può aspettare la certificazione dello staff della lista per iniziare l'azione di propaganda, cioè noi praticamente siamo già in campagna elettorale, e il fatto di non poter usare il simbolo è una bella gatta da pelare. Cioè noi presentiamo una lista, ma ai cittadini a nome di chi ci dobbiamo presentare? Questa è la domanda che pongo ai portavoce presenti. Secondo argomento era quello degli incontri calendarizzati. Mi ricordo che nel lontano 21 gennaio 2014, un anno fa, ne abbiamo già parlato in un'altra riunione, dove avevamo già chiesto di incontrare, anzi si era proposto di far incontrare i nostri portavoce con dei gruppi di cittadini. Allora si parlava di associazioni, gruppi di persone, comitati, ecco. Ora devo dire che forse quello era anche un pochettino generico. Io credo che in questo momento la situazione è cambiata, e le cose che più premono alle persone in generale sia il lavoro, quindi sicuramente se questi incontri ci devono essere, dovrebbero essere più mirati a persone che hanno difficoltà, quindi sul sociale. E poi magari proporrei di non farle in posti come questo, che pur essendo bellissimo diventa difficile portare le persone, no? Cioè c'è sempre il problema di come invitare chi viene, l'affluenza è poca. Facciamo il contrario, magari questi incontri facciamoli in luoghi, che so, le librerie, butto là un'idea. Un circolo della pesca, non lo so, cioè qualsiasi posto dove ci siano già delle persone che comunque si frequentano e che potrebbero essere interessate ai nostri argomenti, e che noi e loro sarebbero interessati ad ascoltare le nostre soluzioni, cioè, perché deve essere sempre uno scambio di opportunità. E per questo io penso andrei molto sul concreto, e quindi mi riallaccio a quello che ha detto anche Pastura prima. Dobbiamo sicuramente fare degli incontri
ma ancora di più io direi dobbiamo fare delle azioni concrete e quindi andare fuori, cioè se c'è una manifestazione per strada, partecipiamo al corteo, non lo so, cioè questo ancora di più.